Andiamo alla presentazione, quindi come al solito abbiamo delle slide che ci permettono di così vedere bene quello che ci spiegherà l'avvocato. Adesso io vi dico ancora, aspettiamo giusto un attimo prima di iniziare con il webinar, intanto che si collegano un po' tutti e vi presento un attimo la nostra realtà per chi non ci conosce, poi partiamo con il webinar di questa sera. Quindi il titolo è appunto del webinar perché è importante andare a registrare un marchio. Prima di entrare nel vivo, ci tengo a un attimo brevemente a presentare lo studio Allievi. È uno studio di commercialisti e avvocati. Siamo un team di consulenti che cercano di supportare nel modo migliore possibile aziende, professionisti nel loro percorso appunto imprenditoriale e professionale, andandoli a supportare sugli aspetti contabili, amministrativi, cercando poi anche di avere un'ottimizzazione fiscale, perché chiaramente il fisco c'è in qualsiasi realtà, le imposte sono da pagare, però c'è la possibilità di avere un'ottimizzazione nel modo onesto, legale e corretto, avere degli strumenti di ottimizzazione fiscale che permettono di abbassare il carico fiscale, ovviamente avere una marginalità maggiore. Però non ci fermiamo qui a attività più, diciamo, proprie di uno studio di commercialisti, perché abbiamo anche avvocati, tra cui l'avvocato De Cesare, che è qui con noi stasera, che appunto supportano i nostri clienti non solamente sugli aspetti fiscali, contabili e amministrativi, ma anche su aspetti legali. Quindi, per esempio, appunto, abbiamo molti clienti che magari, come facevo prima l'esempio, hanno un e-commerce e quindi ovviamente hanno necessità di un commercialista per tutti gli aspetti contabili e fiscali, ma hanno necessità di assistenza anche di legali, per esempio, per andare a definire tutta una serie di aspetti per la messa a norma del sito, quindi per esempio essere adeguati al GDPR, avere delle termini e condizioni corrette con appunto i consumatori e appunto con il tema di oggi andare a magari anche a registrare un marchio e sapere esattamente quali sono i vantaggi della registrazione del marchio. Quindi facciamo anche questo servizio di affiancamento dei clienti lato legale e questa sera entriamo nel vivo del marchio. Ultima cosa, prima di lasciare la parola all'avvocato, vi invito a rimanere collegati fino alla fine perché abbiamo riservato ai partecipanti al webinar, oltre ovviamente a rispondere alle domande, anche una sorpresa. Quindi mi raccomando, restate collegati fino in fondo e appunto non vi pentirete perché abbiamo una sorpresa per voi. Lascio la parola all'avvocato De Cesare, così vi spiegherà bene perché è importante registrare un marchio. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi stasera e come detto dal dottor Allievi parleremo della registrazione del marchio, della sua importanza e del vantaggio che può portare appunto all'impresa la registrazione. Partiamo subito dall'inizio e definiamo cos'è un marchio innanzitutto. I marchi normalmente appunto sono un segno distintivo tipico dell'impresa che si dà alla nostra impresa e che è destinatario di una disciplina specifica nel nostro ordinamento rispetto a tutti gli altri segni distintivi presenti. È un marchio, ovviamente, sarà idoneo una volta registrato e correttamente utilizzato a distinguere i nostri prodotti e servizi offerti ai consumatori rispetto a quelli provenienti da altri imprenditori. Normalmente il nostro marchio verrà posto ovviamente sul nostro prodotto o è comunque visibile nella fruizione di servizi offerti da una specifica impresa. Quindi, tramite un marchio, diciamo, fatto nel modo più corretto possibile, che ci identifichi nel più possibile, identificheremo subito qual è la nostra impresa, con tutti i prodotti e gli oggetti, appunto, che offriamo.
A volte si confonde il marchio con il brand, che come andremo a vedere sono invece due cose diverse. Come può essere composto un marchio? Il nostro marchio potrà essere composto sia da una parte simbolica che da una parte testuale, o da entrambe, ovviamente. E quando l'imprenditore decide quale marchio registrare per la propria azienda, è necessario che abbia ben chiaro anche quale sia il messaggio da trasmettere al pubblico. Come abbiamo detto, potrà avere segni visivi e testo, simboli. Per fare qualche esempio, prendiamo proprio il marchio dello studio allievi. A volte viene confuso anche marchio con logo. Analizzandolo vedremo che il logo è all'interno del marchio stesso e quindi magari registrare, c'è chi magari dice voglio registrare solo il logo, in realtà non è conveniente perché comunque avremo una tutela giuridica minore. Infatti il marchio Studio Allievi è composto da una parte testuale e una parte, è un simbolo, che è il disegno, il pittogramma, e la parte testuale ovviamente è stato scelto un determinato fronte, e quello è proprio il nostro logo. Insieme parte testuale più il simbolo formano appunto il marchio. E così per tanti altri, mi viene in mente ad esempio la Apple, abbiamo la mela che è il disegno, il simbolo, quindi la parte simbolica, e invece proprio la parola Apple che è il logo, e insieme formano il marchio. Diverso ancora con. Il logo è un di cui del marchio, quindi come Esatto. dicevi si confonde così nel parlare registro il logo, registro il marchio e tutto, però appunto prendendo l'esempio proprio dello studio allievi, come dicevi, è chiaro che come potete vedere lì in basso a sinistra c'è una parte figurativa, una parte testuale, però tutto l'insieme è il marchio, poi all'interno c'è appunto il logo, quello che si registra, come dicevi giustamente, tendenzialmente è tutto il marchio, ecco, per la Esatto, tutela maggiore. perché appunto avremo tutela sia alla parte simbolica che del simbolo che testuale, ovviamente. Per quanto riguarda, come accennavo prima, c'è invece ancora un'altra distinzione che è la marca, o in inglese brand, che non è da associare anch'essa al marchio, perché la marca, diciamo, il brand è un concetto molto più complesso. Nel marketing si usa dire che è nella mente del consumatore. In quanto noi avremo il nostro brand, avremo affermato il nostro brand dopo aver registrato il nostro marchio e averlo ovviamente posizionato a un buon livello di mercato. Perché il brand, diciamo, non è qualcosa di tangibile come può essere il marchio, ma è un insieme di tutti i valori e dell'esperienza vissuta dai clienti e reputazionale che ha acquisito l'impresa grazie all'utilizzo di un determinato marchio. Basta pensare, ad esempio, se compriamo un prodotto Apple, non compriamo soltanto l'oggetto in sé, ma abbiamo dei valori associati ormai nella nostra mente, come l'alta tecnologia, semplicità di utilizzo, il design. È ovvio che la prima cosa per poter arrivare a costruire un brand è registrare sicuramente il marchio e tutelarlo. Quindi lo scopo del marchio cos'è? È quello di rendere individuabili, io direi in modo netto, preciso e distintivo rispetto agli altri prodotti o servizi che potrebbero anche essere simili ai nostri, i nostri prodotti e servizi sul mercato per tutelare sia noi ovviamente che la nostra azienda. Ovviamente non tutti i tipi di marchio possono essere registrati, ma sono appunto previsti dei requisiti per poter registrare il nostro marchio. I requisiti fondamentali sono novità, capacità distintiva e liceità. Partiamo proprio dalla liceità. Quando un marchio è lecito? Ovviamente quando non è contrario alla legge, ordine pubblico e buon costume. Inoltre, per essere lecito, il nostro marchio non dovrà soltanto rispettare proprio le norme del nostro ordinamento, ma dovrà essere tale da non trarre l'inganno il consumatore, né sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi che offriamo, né tantomeno sulla loro qualità. Ci sono infatti addirittura determinati tipi di marchio che non possono essere registrati.
C'è un'elencazione, proprio facciamo alcuni esempi, non potranno essere registrati, ad esempio, ritratti di persone, nomi o i segni notori di una persona, a meno che ovviamente non ci sia il consenso, marchi o comunque bandiere, stemmi, altri simboli che abbiano un interesse pubblico, o marchi contenenti parole o figure che possano avere un significato politico. E ancora riproduzioni di opere d'arte o indicazioni addirittura geografiche. Nei termini, diciamo, della laicità possono essere registrati invece vari tipi di marchio. E a seconda, ovviamente, di come andremo a ideare il nostro marchio, potremmo avere marchi verbali figurativi, come abbiamo detto prima. Marchi verbali ovviamente sono i minori perché sono costituiti solo da parole. Normalmente c'è sempre una commistione tra le varie tipologie. Ritornando all'esempio Eppolo dello studio allievi, quello sarà un marchio figurativo in quanto contiene sia una figura che un insieme, una componente verbale. Ci potranno essere marchi tridimensionali, ad esempio un marchio tridimensionale tipico è la bottiglia della Coca-Cola che è registrata proprio la sua particolare forma. Marchi sonori, che sono tra l'altro tra i più, diciamo, particolari perché viene registrato proprio un suono. Facendo un esempio, la Metro Goldwyn-Mayer dei film, abbiamo il classico leone, ma anche il suono proprio ruggito del leone che è registrato e va a formare marchio sia sonoro in quel caso, ma addirittura marchio di movimento perché abbiamo anche il cambiamento di posizione della figura. Anche mi Potremmo viene in mente Netflix, per esempio, avere. quel rumore, quel suono, diciamo, che poi è Sì. un secondo, 2 secondi forse. Però ma anche il McDonald's, ad esempio, anche lì c'è un suono finale, anche quando c'è la pubblicità, che quindi è sempre registrato ed è tutelato proprio dall'azienda. E potremmo avere ovviamente altri tipi di marchi, ad esempio abbiamo i marchi di colore che proteggono una tonalità cromatica come Tiffany, il classico verde Tiffany, o marchi a motivi ripetuti, cioè la successione di motivi grafici come ad esempio la Louis Vuitton che ripete il motivo normalmente nei suoi prodotti. Ovviamente il marchio poi, oltre ad essere lecito, nel momento in cui è lecito, potrà estrinsecarsi in vari tipi, come abbiamo visto, dovrà essere nuovo. In cosa consiste la caratteristica della novità? Non dovrà essere ovviamente la copia di un segno distintivo di un marchio di un altro settore che opera in settori affini. Non sono segni nuovi tutti quelli che saranno identici o simili a dei segni già noti e che possono creare anche nel consumatore una confusione che sia anche solo potenziale. Ovviamente, ovvio che nel momento in cui abbiamo un'idea o abbiamo già un marchio pronto da registrare, non possiamo sapere se il nostro marchio è nuovo o se la nostra idea è stata già utilizzata. Quindi prima della registrazione la procedura richiede che venga fatta proprio a tutela del richiedente la cosiddetta ricerca di anteriorità, che è un processo fondamentale e importantissimo da fare perché consiste nel verificare che il nostro marchio che intendiamo registrare non sia già registrato o non sia troppo simile ad altri che sono sul mercato. Innanzitutto, quali sono gli step, proprio elencandoli velocemente. Dovremo identificare il marchio che intendiamo registrare, fare una ricerca nelle banche dati, alcune delle quali possono essere accessibili pubblicamente, altre invece richiedono proprio l'assistenza di un professionista che ci aiuti in questa ricerca. Una volta fatta l'opportuna ricerca, avremo poi l'analisi dei risultati. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovremo analizzare i risultati ottenuti e vedere se il nostro marchio potrebbe potenzialmente entrare in conflitto con un marchio già noto o già presente sul mercato. Facendo una valutazione dei rischi in conflitto, ovviamente decideremo se apportare modifiche o se comunque procedere se magari l'altro marchio simile al nostro, se dovesse risultarci un marchio simile al nostro,
opera in settori diversi. Ovviamente, meno similitudini vengono trovate, meno problematiche potremmo avere anche dal punto di vista legale, in caso di opposizione di eventuali terzi che vantano diritti proprio sul marchio che stiamo andando a registrare. Quindi è, un aspetto fondamentale fare un'ottima ricerca anteriorità del nostro marchio. Ecco, mi sento di dire che oltre a ovviamente una registrazione del marchio, che come vedremo è importante perché dà una tutela, secondo me anche la creazione in sé del marchio da valutare se affidarsi a dei professionisti e evitare magari un discorso fai da te con, ci sono per carità tantissimi portali che più o meno impacchettano soprattutto un logo in sé già più o meno fatto e pronto, però è chiaro che secondo me bisogna fare la valutazione che è vero che costa meno andare su questo portale, scaricarlo e provare a registrarlo rispetto a fidarsi magari a un grafico professionista. Il problema è che questo ragionamento magari l'hanno fatto molti altri prima. E quindi il rischio è che le cose già preimpostate, che sono accessibili a chiunque, il rischio è che sono già state magari registrate, quindi uno pensa di poterlo registrare, poi si fa questa analisi e ovviamente non si può procedere perché già qualcun altro è arrivato prima. Quindi è meglio, diciamo, essere. Ecco, si è un attimo scollegata, quindi intanto che aspettiamo che si ricolleghi, è un problema tecnico. Dicevo, quindi è importante, secondo me, valutare un discorso di investimento. Sì, ci sei ancora tranquilla. Tanto andiamo avanti con il ragionamento, cioè secondo me è importante fare un ragionamento comunque di investimento nel medio-lungo termine, cioè quando uno appunto decide di avviare un'attività e crearsi un proprio marchio con all'interno un proprio logo e tutto, è un qualcosa che poi non dico che è per sempre, perché poi anche le grandi realtà poi ogni tanto si vede che fanno cosiddetto rebranding, quindi uno vede un logo diverso e tutto, però diciamo che è qualcosa che uno non è che cambia ogni 15 giorni, quindi affidarsi magari a un professionista grafico, cioè secondo me dà quel tocco di originalità, di professionalità che magari è diverso rispetto, ripeto, a trovare quelle già preconfezionate. E in più poi, a parte questo, che è legato un po' alla creatività, è secondo me un discorso di possibilità di registrare quel marchio, perché chiaramente quello che è accessibile a tutti, probabilmente è già stato anche registrato. Esatto, quindi è sempre meglio affidarsi a professionisti. E intanto magari, già che ci siamo, così domanda a caldo, Martin chiede come si può andare a fare questa ricerca, come Ci sono accennavi proprio. prima, dicevi Michela. Sì, esatto, ci sono delle banche dati, alcuni sono fruibili anche gratuitamente, ovviamente non sono sempre aggiornate come quelle che sono fruibili tramite pagamento o comunque per le quali serve l'accesso tramite un professionista abilitato. Però ci sono varie banche dati che, tramite le quali effettuare appunto la ricerca, ovviamente andranno inseriti settori in cui vogliamo anche registrare il nostro marchio. E altra domanda, quali professionisti offrono questi servizi di ricerca? Ma tendenzialmente è chiaro che dipende che grado di profondità hai necessità, cioè puoi farlo anche in autonomia, come diceva l'avvocato, però è chiaro che un conto è avere una banca dati gratuita online, un conto è affidarsi a un professionista, come per esempio un avvocato che ha una banca dati che non è gratuita e quindi può andare sempre più in profondità. Quindi darti in un certo qual modo, correggimi se sbaglio, Michela, c'è cioè la garanzia che si possa andare avanti con tranquillità Esatto. perché abbiamo scandagliato tutte le possibilità e tutti i marchi possibili immaginabili registrati, abbiamo verificato che non è registrato. Quindi, Esatto, comunque è una ricerca fatta in modo più accurato dove si vanno anche a valutare tutti i possibili rischi, perché poi è ovvio che se un marchio può sembrare simile a un altro, c'è anche da valutare l'altro in che settore è utilizzato.
se i settori sono diversi, potrebbe comunque essere registrato, se proprio si vuole registrare quel simbolo, perché a volte magari l'idea vuole rimanere quella che è inizialmente. E quindi ovviamente con un professionista l'accesso anche alle banche dati diventa molto più fruibile, molto più sicuro a livello di risultati. Andando avanti quindi con i nostri requisiti, siamo arrivati alla capacità distintiva. Cosa vuol dire capacità distintiva? Il marchio che andiamo a registrare deve distinguersi rispetto agli altri. Non si possono infatti registrare parole di uso comune o il cui scopo è solo descrivere il prodotto, cioè il marchio non potrà consistere, o meglio, non può consistere solo in tutti quei segni che sono diventati o quelle parole di uso comune. Non potrò mai, ad esempio, registrare la parola super, extra, ciao, né potrà, perché appunto non dà questa capacità distintiva al mio prodotto che sto andando a registrare, né può avere indicazioni generiche sul prodotto. Ad esempio, non potrò mai registrare per una bevanda analcolica d'aperitivo, bitter, per indicare quel prodotto. Certo è che poi ci sono casi in cui tale capacità distintiva sussiste anche se vengono usate nomi comuni. Dipende se riusciamo a dargli appunto tale imprinting al nostro marchio. E volevo farvi un esempio in merito. Tutti conoscete, immagino, la catena, il franchising Rosso Pomodoro. Obiettivamente le due parole rosso e pomodoro sono parole di uso comune, eppure il suo marchio è stato registrato. E infatti inizialmente c'erano state diverse opposizioni in merito alla registrazione, perché si era ritenuto che non avesse appunto la capacità distintiva rispetto ad altri marchi. In realtà, tramite una sentenza, è stato stabilito che questa capacità distintiva c'è in quanto, invertendo le parole, non possono più essere considerate di uso comune. Ha creato distintività proprio al franchising stesso e quindi è stata approvata la registrazione. Una volta quindi che il nostro marchio ha queste caratteristiche, possiamo registrarlo. Lo step ovviamente successivo è decidere a quanto estendere la tutela della registrazione. Infatti abbiamo in merito quattro tipologie di marchio: nazionale e comunitario, la cui distinzione territoriale è abbastanza semplice, internazionale ed estero. Adesso andremo a vederle tutte e appunto vediamo anche il grado di tutela che ci possano dare. Ovviamente partendo con quello nazionale, la sua registrazione ci permette di avere una tutela per il nostro marchio esclusivamente sul territorio dello Stato italiano. Si registra presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Quindi abbiamo una tutela, diciamo, non molto estesa dal punto di vista territoriale, però per chi è interessato è comunque sempre un buon inizio per approcciarsi al mondo della registrazione. Se volessimo dare una tutela già più estesa, abbiamo il marchio comunitario che tramite a una sola domanda di registrazione ci permette di dare tutela al nostro marchio in tutto il territorio della Comunità dell'Unione Europea. È opportuno sapere fin dall'inizio, se si dovesse decidere per una registrazione di questo tipo, che non si possono escludere alcuni Stati membri, ma nel momento in cui faccio la domanda, in automatico registrerò, se ci sono i requisiti, il mio marchio in tutti i paesi dell'Unione Europea. Anzi, nel caso in cui ci dovessero essere nuove adesioni, automaticamente la registrazione andrà ad avere efficacia anche negli altri stati, negli nel nuovo Stato membro che entrerà a far parte della comunità. Se, oltre alla comunità europea, abbiamo intenzione proprio di espanderci fuori dall'Europa, possiamo avere o il marchio internazionale o il marchio estero. Che differenza c'è tra i due? Per quanto riguarda il marchio internazionale,
Qui in questo caso è opportuno, per prima cosa, scusatemi, sottolineare che solo coloro che hanno già fatto una richiesta di registrazione, hanno già registrato il marchio a livello nazionale o comunitario, possono registrarlo anche a livello internazionale. Prima ci deve essere quello, diciamo, almeno comunitario o nazionale. A quel punto potranno presentare richiesta, di marchio internazionale in tutti quei paesi che hanno aderito al cosiddetto sistema di Madrid, formato da accordo e protocollo di Madrid. Sono circa 120 paesi attualmente. In questo modo, che differenza avremo rispetto a marchio comunitario? Nel momento in cui noi abbiamo un marchio comunitario con un'unica domanda, come abbiamo visto, saremo registrati in tutti i paesi dell'Unione. In questo caso invece abbiamo un fascio di marchi extraeuropei. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui decidiamo di registrare a livello internazionale, dobbiamo selezionare anche tra questi 120 paesi circa che hanno aderito al sistema di Madrid, in quali stati registrare il nostro marchio. E anche la procedura ovviamente cambierà leggermente in quanto dovremo passare per tutti gli stati, quindi ci dovranno essere requisiti validi in tutti gli stati di nostro interesse. Tuttavia, una volta registrato, nonostante siano la domanda sarà unica, le procedure di registrazione saranno diverse, però poi il marchio si comporterà in maniera, diciamo, unitaria, in quanto non ci saranno, ad esempio, nel momento della scadenza varie domande di rinnovo, ma con un'unica domanda verrà rinnovata la registrazione in tutti gli stati per i quali abbiamo scelto di registrare il marchio. Passando poi all'ultimo tipo di marchio, che è quello estero, questo ci permette di tutelare il nostro marchio in tutti quei paesi che non hanno aderito al sistema di Madrid, tramite la richiesta di registrazione di marchio nazionale estero, come ad esempio l'Iran, gli Emirati Arabi. Quindi tale registrazione ovviamente potrà essere utilizzata da tutti coloro che vogliono farsi conoscere in quei paesi extraeuropei che non aderiscono al sistema Madrid. In tal caso, anche qui dovremo scegliere i paesi in cui registrare e la procedura da seguire sarà quella proprio del paese stesso, senza contare che ci potranno essere proprio differenze grosse anche a livello procedurale, perché ad esempio, in quello internazionale, normalmente viene richiesto la redazione in lingua inglese, dei documenti. Viceversa, in quello estero potrebbe essere chiesta sia in inglese, ma anche, nella lingua proprio del paese in cui decidiamo di registrare. Quindi c'è da rapportarsi sempre con la legislazione e le regole dei paesi che scegliamo per la registrazione. Ovviamente in questo caso non avremo neanche più una gestione centralizzata, ma anche in caso di rinnovo non avviene come per quello internazionale che vanno poi tutti insieme, ma dovranno essere gestiti in modo separato anche le varie richieste di rinnovo di registrazione. Analizzando quindi i tipi di marchio esistenti, possiamo capire dal punto di vista territoriale che ovviamente più sarà vasta l'area in cui andremo a registrare il nostro marchio, più lo stesso sarà tutelato non solo a livello nazionale o comunitario, ma anche internazionale. Ciò non toglie che se volessimo dare fin da subito una tutela internazionale, ci deve comunque essere prima una domanda, nazionale o comunitaria. E per poter procedere subito con quella internazionale. E va da sé dire che ovviamente anche costi e procedure e anche tempistiche variano a secondo del paese in cui andremo a secondo del marchio che andremo a registrare. Diciamo che dal punto di vista del procedurale, quello comunitario e quello nazionale sono sicuramente i più simili. Potrebbero differire in base alle procedure richieste quello internazionale estero, senza contare, ad esempio, soprattutto nel caso del marchio estero,
dobbiamo rapportarci con la legislazione del posto. Ad esempio, negli Emirati non potremmo mai registrare dei marchi che sponsorizzano bevande alcoliche, o se volessimo registrare in Iran non potremmo registrare marchi che raffigurano le donne. Quindi per queste tipologie di marchio c'è da fare molta, molta attenzione, c'è da prestare nel momento in cui si intende registrare il nostro segno No, distintivo. la considerazione in questo caso è non fatevi prendere la mano un po' dall'euforia iniziale. Magari noi abbiamo anche clienti che avviano un'attività e ci chiedono di registrare il marchio praticamente ovunque nel mondo. È chiaro che qui non è che è sbagliato, però attenzione che ovviamente, come diceva l'avvocato, come aveva fatto capire, insomma, ci sono procedure sempre più complesse, soprattutto quando si va al di fuori dell'Europa, e quindi tempi più lunghi e anche costi maggiori. Quindi l'analisi da fare e la considerazione da fare è quella di dire: ma a me serve registrare il marchio? Sì, no? Adesso vediamo appunto a che cosa serve, ma poi serve registrarlo dove? Perché alcuni clienti ci dicono: io ho intenzione di vendere in tutto il mondo. Sì, ma cosa vuol dire? Cioè che vendi magari il 95% dei tuoi prodotti in Italia e il 5% nel resto del mondo. Ecco che in questo caso c'è cioè la registrazione a livello mondiale non è che ha molto senso, soprattutto perché uno deve fare la considerazione di dire devo tutelarmi in quello stato contro tutta una serie di possibili contraffazioni, contro possibili competitor che nel mio stesso ambito potrebbero comunque creare confusione tutto. Ecco che se io vendo solo sporadicamente in quello stato, cioè, che poco senso, è una tutela addirittura eccessiva, insomma, quindi va bene tutelarsi e capire perché è importante, ma senza esagerare, insomma. Esatto, comunque c'è sempre da valutare prima di decidere dove estendere la tutela territoriale del marchio, perché appunto ci sono variazioni sia di procedure che di costi. Vediamo però, andiamo alla parte successiva, cioè una volta che abbiamo registrato il marchio, che funzioni saranno migliorate anche all'interno della nostra azienda? Avremo dei vantaggi sia dal punto di vista ovviamente di marketing, di reputazione, ma anche dei vantaggi economici, come adesso vedremo. La famosa Innanzitutto, R in alto, esatto. esatto, che comunque insomma a livello di marketing fa la sua scena. Cioè. Sicuramente, eh sì, fa scena, diciamo. Comunque dà una caratteristica in più all'azienda, un valore in più, diciamo. Innanzitutto avremo, come dicevamo, diverse funzioni, una funzione distintiva, perché la funzione primaria del nostro marchio sarà senza dubbio quella di identificare l'origine dei prodotti e dei servizi che offriamo, in quanto un marchio indica al consumatore che un certo prodotto o un servizio è offerto da una specifica azienda. E questo aiuterà il consumatore a distinguere i nostri prodotti da quelli affini sul mercato, quindi potremmo distinguerci rispetto ai nostri competitor, senza dubbio. Ci sarà poi ancora una funzione anche comunicativa, perché attraverso il simbolo scelto possiamo comunque dare informazioni ai nostri consumatori, informazioni che possono riguardare il valore, la natura e comunque anche l'unicità dei nostri prodotti. E quanto più sarà efficace ovviamente il simbolo, tanto più si riuscirà ad influenzare le scelte del consumatore a cui vogliamo arrivare e anche a fidelizzare il cliente alla nostra azienda. Senza dubbio poi avremo anche una funzione pubblicitaria perché se correttamente sfruttato attirerà innanzitutto verso prodotti già esistenti i consumatori, ma una volta che si saranno fidelizzati e con una buona pubblicità, anche i prodotti nuovi saranno più inclini i consumatori a provare tutti i prodotti nuovi che intendiamo offrire sul mercato. Abbiamo poi una funzione qualitativa.
perché associando un marchio a un'impresa che magari fa prodotti di un certo tipo di qualità, è ovvio che può rappresentare appunto una promessa di qualità e coerenza, in quanto spesso i consumatori associano il nostro marchio a qualcosa che hanno già provato e quindi sanno cosa aspettarsi. Tornando sempre all'esempio Apple, quando acquisto un dispositivo dall'azienda, mi aspetto un certo standard qualitativo, ovviamente rispetto ai competitor che ci sono sul mercato. E poi, senza dubbio, avremo anche delle funzioni di investimento, in quanto un marchio forte potrà diventare, ovviamente, col tempo un asset prezioso per l'azienda. Potrà contribuire significativamente al valore complessivo della nostra impresa, influenzando ovviamente anche la percezione degli investitori e il potere di mercato che avremo, in quanto comunque con un marchio registrato e adeguatamente tutelato potrà aiutare l'azienda a distinguersi dai concorrenti nei settori affini. Ma ovviamente il marchio, una volta registrato, avrà anche dei vantaggi non soltanto dal punto di vista pubblicitario e di marketing, ma come dicevamo anche giuridici e economici, in quanto nel momento in cui registriamo un marchio avremo una protezione giuridica per tutti quei rischi che invece possono colpire ovviamente un marchio non protetto, non registrato. Come viene protetto il nostro marchio? Verrà protetto su due punti fondamentali. Abbiamo il divieto di concorrenza sleale e il divieto di contraffazione. Come possiamo tutelarci? Per quanto riguarda il divieto di concorrenza sleale, soggetti diversi non potranno utilizzare ovviamente il nostro segno distintivo né in un loro eventuale marchio, né potranno utilizzare il nostro marchio come keyword all'interno magari di una strategia marketing. E senza dubbio, una volta registrato, come diceva il dottor Allievi, potremo mettere la famosa R finale che appunto mostrerà la nostra tutela. Dal punto di vista invece della contraffazione, ovviamente potremmo richiedere il ritiro dei prodotti dal commercio di quelle aziende che stanno usando i nostri prodotti, magari copiando proprio il nostro marchio, e chiedere poi ovviamente anche un eventuale risarcimento danni se ci hanno arrecato danno. Quindi è ovvio che sono pretese anche dal punto di vista risarcitorio in caso di danni che possiamo fare solo laddove abbiamo un titolo e il titolo deriva dalla registrazione stessa del marchio. Anche perché nel momento in cui l'imprenditore registra un marchio, acquista proprio un monopolio, un diritto di proprietà su un determinato segno che va a tutelare e quindi tutti coloro che successivamente vorranno registrare lo stesso segno non potranno farlo perché grazie appunto alla nostra registrazione avremmo un titolo valido per avanzare, come abbiamo detto, un'eventuale azione di contraffazione contro tutti quei segni che possono anche solo potenzialmente confondere il consumatore in merito ai prodotti della nostra azienda. Questo è importante perché magari se il nostro marchio viene contraffatto, ad esempio, mettiamo che noi comunque produciamo prodotti e diamo una certa qualità al cliente. È ovvio se c'è qualcun altro che utilizza il nostro stesso marchio dando una qualità inferiore, se non ci tuteliamo potremmo creare confusione nel consumatore che pensa che abbiamo cambiato proprio i nostri standard qualitativi. Quindi è importantissimo per questo procedere alla registrazione. Ci avviciniamo verso la fine e vediamo quali sono i vantaggi commerciali, perché come abbiamo detto il nostro marchio potrà avere anche dei vantaggi commerciali. Infatti il titolare, una volta che l'ho registrato, avendone il monopolio, può deciderne cosa farne. Cosa potrà fare? Potrà ad esempio cederlo a terzi o darlo in licenza d'uso.
Partiamo dalla cessione. Con la cessione ovviamente ci sarà un corrispettivo e più sarà affermato il nostro marchio sul mercato, più sarà alto il valore del corrispettivo che possiamo chiedere. Se non vogliamo tuttavia spogliarci della proprietà del marchio, possiamo procedere con la licenza d'uso. In cosa consiste? La licenza d'uso, diciamo, è una specie di affitto. Potrà essere esclusiva di due tipi, esclusiva o non esclusiva. Esclusiva se il titolare di un marchio ne rinuncia per il tempo in cui è dato in licenza all'utilizzo. Non esclusiva se invece si riserva di utilizzare anche lui lo stesso marchio unicamente al licenziatario. E perché potremmo avere un vantaggio economico? Perché nel momento in cui noi stipuliamo un contratto di licenza d'uso, percepiamo le royalties. Cosa sono le royalties? Sono dei compensi di qualsiasi natura, in questo caso in denaro, corrisposti per l'uso in concessione di beni immateriali. Cos'è? Si può definire come un canone di locazione. Perché sto dando a qualcuno in utilizzo una mia opera, si chiama opera d'ingegno in questo caso, una mia idea, e quindi riceverò un canone di locazione. Tra l'altro, non è detto che dobbiamo darlo per forza a terzi, ad esempio, se noi abbiamo un'azienda, una SRL, possiamo anche decidere di registrare il marchio come persone fisiche e poi darlo in licenza d'uso alla nostra stessa società, che ci pagherà appunto tramite le royalties, che in Italia tra l'altro godono di un regime fiscale di favore. In quanto, innanzitutto, qual è il regime? Dobbiamo fare una distinzione a seconda che le royalties vengano percepite proprio dall'autore del marchio, cioè da chi lo ha registrato, o da un soggetto diverso. Nel caso in cui dovessero essere percepite dall'autore del marchio, in questo caso avremmo un reddito da lavoro autonomo e per quanto riguarda la tassazione ci sarà una deduzione forfettaria sull'intero importo della royalties che cambierà in base all'età di colui che la percepisce. Se è un under 35 è pari al 40%, quindi non ci verrà tassato il 40%, se over 35 è pari al 25%. Viceversa, nel caso in cui le royalties vengano percepite da colui che non ha, da chi non ha ideato il marchio, non ci sarà più una distinzione dal punto di vista di età, ma la deduzione sarà per tutti uguale al 25%. In entrambe le ipotesi, in ogni caso, non si andranno a pagare i contributi IRPS, quindi vediamo che comunque può essere un grosso vantaggio fiscale per la nostra azienda. Quindi, come dicevamo, una volta registrato il nostro marchio, oltre ad avere tutte le tutele appena visto, lo stesso nel momento in cui ha tutti i requisiti, ci andrà a tutelare nei confronti di tutti coloro che vorranno registrare successivamente. Come potrà esserci questa tutela? Nel momento in cui si fa domanda di registrazione, anche se ci fossero i requisiti, non viene subito registrato il marchio, ma viene innanzitutto pubblicata proprio la domanda stessa. A cosa ci serve la pubblicazione? Serve a tutti coloro che hanno dei marchi registrati ad opporsi alla nuova registrazione. Quindi, nel momento in cui un nostro concorrente decide di registrare un marchio simile al nostro, sappiamo che non verrà subito registrato, ma dal momento che lui fa la domanda trascorreranno 3 mesi entro i quali potremo fare opposizione e dimostrare che abbiamo dei diritti precedenti su quello stesso marchio o su un marchio simile. E questo ovviamente è una tutela molto importante che può essere azionata solo laddove si ha un marchio registrato. Per concludere, quindi, come abbiamo visto in questi webinar, ci sono tanti vantaggi che può portare una registrazione di un marchio alla nostra impresa. Sono vantaggi che sia dal punto di vista di marketing e economici, ma anche vantaggi proprio da un punto di vista reputazionale e pubblicitario.
Allo stesso tempo, un mio consiglio, se abbiamo ideato o siamo intenzionati a ideare un segno che ci possa distinguere rispetto alle altre imprese, è bene fin da subito correre ai ripari e, se ci sono tutti i requisiti, registrare il nostro marchio per poterlo tutelare ed evitare che qualcuno ci preceda, insomma. Quindi, come avete visto, l'avvocato vi ha presentato in modo puntuale tutti questi vantaggi. Poi, sul lato fiscale, da avvocato, devo dire che tecnicamente ve l'ha spiegato, in modo perfetto, quindi non avrei quasi neanche niente da aggiungere, se non che, mi riallaccio a quello che dicevo all'inizio, un po' la funzione anche. Diciamo di assistenza da commercialisti, di ottimizzazione fiscale, quindi il discorso della registrazione del marchio, se fatto correttamente, come diceva l'avvocato, è uno strumento tra i vari strumenti di ottimizzazione fiscale, perché come avete capito c'è una tassazione agevolata, quindi appunto se uno ha ovviamente persona fisica e basta, quindi partita IVA individuale, è chiaro che viene meno questo strumento, però se già ci strutturiamo con una società, allora diciamo che la registrazione non viene fatta dalla società, ma viene fatta appunto, o meglio, si può considerare che venga fatta la registrazione dalla persona fisica. Poi ovviamente bisogna bilanciare gli aspetti fiscali con gli aspetti poi prettamente organizzativi, perché già se ci sono magari più soci, ovviamente magari questo ragionamento è più difficile da fare. Però, per esempio, se uno ha una SRL unipersonale, ecco che il suggerimento è quello di non registrarlo come società, ma registrarlo come persona fisica. Perché? Perché è un modo per comunque percepire in modo corretto, perché poi alla fine il marchio viene utilizzato per generare appunto un futuro reddito, e quindi ha un certo valore, e quindi è giusto che chi è proprietario della registrazione di questo marchio faccia pagare questo sfruttamento del marchio. Quindi persona fisica che registra il marchio lo dà in uso con un contratto, che poi bisogna stipularlo correttamente, lo dà in uso alla società. Ecco che la società si spesa questo canone, diciamo, è completamente deducibile, quindi già riduce la tassazione della società. È ovvio che poi il socio percepisce un reddito, ma come diceva l'avvocato, è un reddito con una deduzione a seconda dell'età, quindi viene defalcato di una percentuale del 25, del 40%, a seconda che uno abbia più o meno di 35 anni. Quindi vuol dire che se io percepisco 10.000 euro di royalties di uso del marchio, se ho meno di 35 anni metto 6.000 euro in dichiarazione dei redditi, quindi vuol dire che, cioè, 4.000 euro praticamente sono esentasse, quindi potete capire la convenienza assolutamente a procedere in questo modo. E quindi direi, Michela, possiamo passare alle domande. Ho visto che c'erano anche domande fiscali, quindi magari. Tra l'altro, poi scollegandomi un attimo, ho perso quelle precedenti. Ce n'era una interessante, non mi ricordo, scusate il nome, ma era sulla valutazione del marchio, cioè come valutarlo in caso di startup. Magari lì posso dire la mia, Sì. cioè veniva chiesto praticamente Se come vuoi te valutare. la leggo, Sì, se ecco, le grazie, perché l'avevo vista, poi adesso non vedo passo. le domande da Sì. quando mi sono scollegato. È Teresa, allora, Teresa che Teresa. ci chiede: per un marchio appena registrato di un'azienda appena nata, che criteri di valorizzazione possono essere considerati, trattandosi di start-up senza storico di fatturato? Ecco, chiaramente la domanda di Teresa è interessante, perché dice una società appena nata, che valore ha il marchio? Uno potrebbe pensare zero. In realtà non è così, perché innanzitutto poi bisogna vedere se è un marchio, come dire, vergine, cioè partito da zero, oppure magari uno ha comprato, o comunque qualcuno ha conferito magari il marchio. Quindi la società potrebbe avere un marchio già in essere da tempo, e quindi ha già un suo valore. Però anche un marchio nato da zero, cioè diciamo un marchio startup, e comunque fondamentalmente la valutazione del marchio è data
considerare i flussi futuri di reddito che dà attualizzati a oggi, al momento della valutazione. Quindi è chiaro che uno come fa a sapere quali sono i flussi che porterà questo marchio? Beh, ovviamente ci sarà un business plan da fare, quindi ci può essere un perito che fa una valutazione sulla base di un business plan, vede un attimo i primi 3-5 anni, per esempio, di flusso che dà questo marchio, li attualizza alla data della valutazione e quella è la valutazione del marchio, anche se la società è praticamente appena partita. Quindi assolutamente questa è la valutazione. Intanto che Michela, leggi pure le domande e prendo un attimo la parola per dirvi che appunto rispondiamo ovviamente adesso alle domande, ancora un 10 minuti, un quarto d'ora, quelle che sono arrivate. E poi, come vi dicevo, c'è una sorpresa per chi è rimasto fino a qui, nel senso che praticamente noi cosa vi possiamo proporre come assistenza? Qual è l'assistenza che vi possiamo dare su questo tema? Trovate poi tutti i riferimenti nel link che vi ho, che vedete qui nell'offerta. Comunque ve li riassumo brevemente. Praticamente con l'assistenza legale dell'avvocato possiamo dare appunto un'assistenza di vario livello, quindi può essere un'analisi preliminare della vostra situazione. Avete già un marchio e state valutando di registrarlo, ecco che valutiamo la convenienza o meno, dove registrarlo, che tutela vi può dare, quali rischi potete incorrere. Facciamo anche un'analisi, ovviamente, della fattibilità, come diceva prima, se c'è già qualcun altro che ha registrato ovviamente questo marchio. E poi, ovviamente, fatta questa analisi, si valuta se registrare. A questo punto, a seconda dei casi, possiamo registrare il marchio, fare tutta la procedura andando a registrarlo solo in Italia, in Europa oppure in tutto il mondo, così come vi ha spiegato l'avvocato. Tutto questo, diciamo che per chi ha seguito questo webinar, ha comunque la possibilità di avere questo, uno a seconda delle vostre scelte, un pacchetto, come vedrete poi nella pagina, a un prezzo scontato e riservato appunto a chi ha visto questo webinar e ha partecipato. Poi vi invito anche a registrarvi nell'area riservata perché vi arriverà un'email innanzitutto con la registrazione di questo webinar se volete rivederlo e quindi tranquillamente potete già in serata vi arriverà questa email con la registrazione. Ma poi appunto vi arriverà un link all'area riservata dove voi in modo completamente gratuito potete accedere a quest'area riservata e vedervi tutti i webinar passati anche relativamente agli aspetti fiscali, sono webinar che teniamo settimanalmente, quindi potete rivedere, anche scaricare tutte le slide che ci avete chiesto negli altri webinar, se potevano scaricare le slide, ecco, vi invito nel link che riceverete per email a registrarvi completamente gratuito all'area riservata. Quindi Michela, ti ho dato tempo insomma di vedere un po' di domande e vediamo di rispondere insomma a qualche domanda che è arrivata. Assolutamente, sì. Allora, ci chiede Saverio, nel registrare un marchio si può utilizzare il nome di un paese? Allora, direi di no perché, come dicevamo prima, non possono essere date indicazioni geografiche in base proprio all'articolo 13 del codice delle proprietà intellettuali. Anche se c'è da fare, diciamo, un distinguo nel caso in cui più che paese si voglia, ad esempio, registrare il nome di una città. Per il paese direi proprio che posso escluderlo. Quando non può essere utilizzato un nome di una città, di una regione o di un paese? Quando proprio indicano la provenienza del prodotto. Vi faccio un esempio così, ti faccio un esempio Saverio, così si capisce meglio. Mettiamo il caso che tu hai un'azienda che produce tabacco. Okay. In questo caso, se tu vuoi registrare il marchio relativo alla tua città, Montecatini, esempio,
potrai registrarlo perché si sa che lì non ci sono piantagioni di tabacco. Se però vai ad indicare la provenienza dei tuoi prodotti, non si può registrare. È ovvio che se si parla di un paese diventa impossibile proprio la registrazione del nome del paese. Andiamo avanti con le altre domande. C'è Martin che ci richiede sempre per quanto riguarda la deduzione del 25%, ma il dottor Allievi ha risposto, mi sembra, Sì, prima. quindi Martin chiede, quindi se registro il marchio dell'azienda di famiglia possono percepire royalties anche i miei familiari con deduzione del 25% dell'imponibile in sede di dichiarazione dei redditi? Posso chiedere come funziona nel dettaglio questo meccanismo? E poi inoltre la società può dedurre il costo? La risposta è sì, ovviamente dipende chi registra il marchio, quindi non necessariamente può registrare solo una persona. Quindi se è un'azienda di famiglia, di proprietà, di un gruppo di persone, tutti familiari, la soluzione è che tutti questi familiari registrano il marchio assieme, quindi chiaramente poi ogni familiare avrà, sulla base del contratto che viene stipulato, avrà la propria royalties e ovviamente se la porterà in dichiarazione dei redditi. Tu scrivi deduzione del 25%, diciamo che hanno tutti più di 35 anni, o se no anche deduzione del 40%, a seconda appunto dell'età. E la società può dedurre il costo? Assolutamente sì. È chiaro che bisogna fare le cose fatte bene con un contratto che possa essere, diciamo, inattaccabile un domani in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ok, andiamo avanti, direi di rispondere a un'altra chiamata che poi un'altra chiamata, un altro messaggio di Un'altra questo. ancora, dai, poi chiudiamo. Allora, Antonella che ci chiede quanto dura la registrazione del marchio, quanto è valida. Allora, partiamo innanzitutto che dal momento in cui abbiamo la registrazione effettiva, diciamo che la validità retrocede al momento in cui abbiamo chiesto il deposito stesso del marchio. Ha una durata di 10 anni, allo scadere del quale potrà essere nuovamente rinnovata l'iscrizione, la registrazione per ulteriori 10 anni e così all'infinito sostanzialmente. Quindi potremmo avere appunto un marchio infinito. Ed è proprio per questo che ha una disciplina proprio il marchio, come dicevamo all'inizio, diversa rispetto alle altre proprietà intellettuali. Ad esempio, se pensiamo ai diritti d'autore, durano solo per sette. Solo, durano 70 anni. Invece nel caso del marchio potremmo avere proprio una durata illimitata all'infinito. Basterà continuare a pagare il rinnovo della registrazione. Bene, dai, allora direi che puntuali alle 19, direi che insomma abbiamo trattato l'argomento, avete capito insomma che cos'è un marchio, quali sono appunto le sue caratteristiche, come registrarlo, le varie possibilità e anche la tutela che vi dà anche dal punto di vista dei vantaggi fiscali. Quindi direi che appunto vi ringraziamo per essere stati con noi fino a qui e vi invito poi appunto a restare in contatto con noi, a seguire anche i nostri futuri webinar, perché noi ogni settimana facciamo uno, anche due webinar, poi a seconda di quello che vi può interessare. Per esempio, dopodomani c'è un webinar molto interessante della dottoressa Valentino che spiegherà appunto per quanto riguarda gli affitti brevi tutte le novità fiscali appunto legate agli affitti brevi e quindi se vi interessa questa tematica potete iscrivervi al webinar di dopodomani. Per il resto altro non da dire, vi auguriamo A una buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo webinar. Arrivederci a tutti.